Ciao a tutti e bentornati al mio canale. Ringrazio a tutti che vi siete iscritti al mio canale e che mi seguite da tempo. Oggi andremo a realizzare questa borsa Granny, che è una borsa lavorata con il filato di juta e ha il fondo in legno, anche i manici in legno. È una borsa molto capiente. Vi faccio vedere anche il cestino che ho realizzato con gli avanzi della juta che ha il fondo rotondo. Tutti i materiali sono della merceria Mary.it, che potete seguire il link sotto nell'info box per poter acquistare i materiali. Questo cestino è ancora da foderare, ma può servire per svuota tasca, per qualsiasi cosa che abbiamo bisogno. Ho applicato questi tre fiori che potete anche personalizzare al vostro gusto. Adesso vi lascio la lista dei materiali e passiamo subito al tutorial. Iniziamo questa borsa preparando il nostro fondo diversamente, non con l'uncinetto ma con l'ago e la juta. Partiamo di qua, inseriamo e passiamo il filo. Ok, entriamo. E passiamo il filo così, però dobbiamo lasciare un po' morbido perché poi dobbiamo andare a passare l'uncinetto per fare la base della nostra borsa. Quindi continuiamo così fino alla fine del giro. Arrivando a questo punto, leghiamo. Facciamo il nodo . Togliamo il filo in eccesso e sistemiamo così. Ecco, il nostro fondo è pronto. Adesso iniziamo lavorando una maglia bassa in ogni punto disponibile. Prendiamo il filo e passiamo e lavoriamo una maglia bassa. Entriamo nel secondo, lavoriamo una maglia bassa. Nel terzo lavoriamo una maglia bassa, lavoriamo una maglia bassa. In quest'angolo dobbiamo lavorare due maglie basse, 1 e 2, quindi negli angoli dobbiamo lavorare due maglie basse, in tutt'altro dobbiamo lavorare una maglia bassa. Quindi continuiamo a lavorare una maglia bassa fino alla fine del giro, ricordando di aumentare negli angoli. Arrivando alla fine del giro, chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella, e adesso dobbiamo lavorare un altro giro di maglia bassa, però aumentando due negli angoli. Quindi dobbiamo aumentare due qui, due qui, due qui e due qui, mentre in tutti dobbiamo lavorare una maglia bassa soltanto.
prima aumento, uno, e due. Continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile. Quindi continuiamo così fino alla fine del giro. Arrivando a questo punto, chiudiamo con una maglia bassissima. Adesso facciamo una catenella. Dobbiamo lavorare un altro giro di maglia bassa senza aumentare negli angoli. Quindi terzo giro, abbiamo fatto già una catenella, rientriamo e lavoriamo una maglia bassa. Quindi continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino alla fine del giro. Quindi qui lavoriamo normale. Quindi continuiamo così fino alla fine del giro. Arrivando alla fine del giro, chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella, e lavoriamo un altro giro di maglia bassa. Una maglia bassa, una maglia bassa, una maglia bassa, una maglia bassa. Una maglia bassa. Arrivando a quest'angolo non dobbiamo aumentare, quindi dobbiamo lavorare una maglia bassa normale. Allora continuiamo così fino alla fine del giro. Arrivando alla fine del giro, chiudiamo con una maglia bassissima e cambiamo l'uncinetto. Prendiamo l'uncinetto 4,5. Adesso iniziamo il nostro punto. Lavoriamo tre catenelle. Adesso iniziamo il nostro punto. Lavoriamo 3 catenelle. E lavoriamo 2 maglie alte nello stesso punto. Saltiamo 2 punti di base e lavoriamo 3 maglie alte nel successivo. Di nuovo saltiamo 1 e 2 punti di base, nel successivo lavoriamo 3 maglie alte. Quindi continuiamo a saltare 2 punti di base e lavorare 3 maglie alte. 2 punti di base, 3 maglie alte. Continuiamo così fino alla fine del giro. Arrivando alla fine del giro, chiudiamo nelle 3 catenelle qui facendo una maglia bassissima. Una catenella. E giriamo il lavoro. Adesso dobbiamo lavorare dall'interno. Facciamo un'altra catenella, che è 2 catenelle e non conta come una maglia. Adesso facciamo 3 maglie alte in questo spazio.
saltiamo questo punto, in questo spazio facciamo le 3 maglie alte. Saltiamo questo, in questo spazio facciamo le 3 maglie alte. Quindi continuiamo a saltare questo punto e lavorare 3 maglie alte in questi spazi formato qui. Continuiamo fino alla fine del giro. Arrivando alla fine del giro, chiudiamo qui con una maglia bassissima, facciamo 2 catenelle e giriamo il lavoro. Quindi dobbiamo andare a ripetere quello che abbiamo fatto prima, lavorando 3 maglie alte in ogni spazio disponibile. Quindi questo sarà il motivo che andremo a ripetere fino ad avere l'altezza desiderata. Quindi continuiamo a lavorare 3 maglie alte in ogni spazio disponibile. Quindi ripetiamo sia da dritto e da rovescio fino ad avere l'altezza desiderata. Ho lavorato un po' di giri. Arrivando a questo punto, chiudiamo con una maglia bassissima. Misuriamo la nostra borsa. La borsa misura 24 centimetri. Adesso andiamo a lavorare un giro di maglia bassa. Lavoriamo una maglia bassa in ciascuna delle maglie alte. In questo spazio lavoriamo una maglia bassa. Di nuovo lavoriamo una maglia bassa in ciascuna delle maglie. In questo spazio lavoriamo una maglia bassa. Continuiamo a lavorare così fino alla fine del giro. Quindi nelle 3 maglie alte lavoriamo una maglia bassa in ciascuna delle maglie. Nello spazio lavoriamo una maglia bassa. Arrivando alla fine del giro, chiudiamo con una maglia bassissima. Adesso tagliamo la rete. Ho tagliato la rete prendendo la misura della circonferenza e l'altezza della borsa. Adesso vi faccio vedere, io l'ho ricoperta con una stoffa visto che il punto è traforato. Prendiamo la nostra rete, andiamo ad inserirla dentro. Ho sistemato la rete. Vedete come è venuto preciso. Prendiamo il nostro uncinetto, andiamo a lavorare un giro di maglia bassa intorno, prendendo sia la rete e il lavoro. Facciamo una catenella, entriamo, prendiamo e facciamo una maglia bassa. Lavoriamo una maglia bassa in ogni punto disponibile, prendendo anche la rete.
Continuiamo così fino alla fine del giro. Arrivando alla fine del giro, chiudiamo con una maglia bassissima e lavoriamo un altro giro di maglia bassa, una catenella. Una maglia bassa, quindi continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino alla fine del giro. Continuiamo così fino alla fine del giro. Arrivando alla fine del giro, tagliamo il filo. Prendiamo l'ago da lana, andiamo a ricreare la sola di chiusura e così chiudiamo la nostra borsa. Lo fissiamo all'interno, sì, la nostra borsa è pronta. Dobbiamo andare a posizionare i manici e cucire con ago e filo. Prendiamo la nostra borsa, misuriamo il bordo e andiamo a mettere il marcapunta a centro per poter fissare il nostro manico. Con l'ago da lana fino prendiamo il nostro manico, andiamo a posizionarlo a centro. E poi cucirlo. Continuiamo così fino alla fine. Ho terminato di cucire i manici. Ecco qua, la nostra borsa è pronta. Il fondo, i laterali, anche l'interno cucita bene i manici. Potete foderarla a vostro piacimento. Io utilizzerò questa stoffa per foderare la mia, lo farò nel secondo momento. Spero che il tutorial vi piaccia. Se così, fatemelo sapere nei commenti. Ci vediamo presto per il prossimo tutorial. Ciao. Thank you.